oggi avete definitivamente calato la maschera con la contrarietà a quest'atto che vi ho presentato. Non c'è scritto da nessuna parte nella legge 194 che bisogna convincere le donne a non abortire, perché questo è il vostro obiettivo. E sapete perché avete calato la maschera? Perché vi chiedevo delle cose semplici con questo ordine del giorno, non delle concessioni, ma dei diritti di cui già vi dovreste occupare. Primo su tutti, di potenziare la rete dei consultori su tutto il territorio nazionale, garantendo il rapporto già previsto per legge. Voi ci avete detto no. Guardi, lo avete fatto decidere a un uomo questo emendamento, lo avete fatto presentare a un uomo che deve decidere cosa dobbiamo fare noi donne sui nostri corpi. Ma ci rendiamo conto? E non solo, avete fatto difendere questa scelta ieri a un uomo alla Camera che ha dichiarato: noi diamo alle donne l'opportunità della vita. Ma di cosa stiamo parlando? Siamo noi donne che scegliamo cosa vogliamo nella nostra vita, se essere madri o se non essere madri. Nessuno ce lo concede o ci dà l'opportunità. Vi dovreste solo vergognare. E le dico di più. Sono madre, ho scelto di essere madre. 14 anni fa ho scelto di abortire. E sa perché lo dico qui, nel luogo più alto della rappresentanza democratica di questo paese, in cui ancora oggi qualcuno fa fatica a dire la parola aborto o gli tremano le gambe quando si parla di aborto. Lo dico qui perché non vorrei che nessuna donna che in questo momento vorrebbe abortire si sentisse attaccata da questo Stato, perché una donna che oggi sceglie di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza possa sapere che c'è uno Stato amico e non è questo governo, perché quando mi guardo allo specchio non mi sento né colpevole né mi vergogno. Quelli che si devono vergognare siete voi, e la squallida propaganda